Visto che si avvicina il periodo di cerimonie e buffet, ho pensato di farvi vedere come realizzare da soli i rustici di pasta sfoglia. Scopriamoli insieme. Strutturate la pasta sfoglia. Con un coppa pasta da 6 cm, ricavate dei dischetti. Metteteli su una teglia con carta da forno. Prendete la salsa di pomodoro e conditela con sale, pepe e origano. Mettete un cucchiaino al centro di ogni dischetto. Tagliate delle striscioline larghe 1 cm. Mettete al centro un piccolo wurstel, arrotolatelo. Disponetelo su una teglia con carta da forno e spennellatelo con uovo intero. Prendete la ricotta, unite il tonno sgocciolato, mescolate bene. Fate la stessa cosa, unendo però il pesto. Mettete i composti in un sac à poche, fate una striscia con il ripieno sul bordo alto della pasta sfoglia, arrotolatelo su se stessa, chiudete con le dita, ritagliate e realizzate dei piccoli sacchettini. Spennellate anche questi con l'uovo. Ricavate dei piccoli triangoli dalla pasta sfoglia, mettete una alice intera dalla parte larga, arrotolate fino a formare un piccolo cornetto. Cuocete tutto in forno statico a 190 gradi per 15 minuti e sono pronti per il vostro buffet.